dato che non riuscite a tenere passo con gli animali che ho, ecco una guida comprensiva. Io ho 3 gechi leopardini, un gecko piccolo, un gecko grande, un lucertolone, una zucchina con le zampe, uno spaghetto, ben cotto mi raccomando, un boa arcobaleno, un pitone reale, un... no, questo lascialo stare, ha paura di tutto. Un serpente incazzato, un altro serpente incazzato, ma più piccolo, un cane, un... su questo ci torno dopo. Una stringa liquirizia, un... oddio, cos'è quella roba? Ah, molto meglio. Dei vermetti carini, una bestia di Satana e tanti, tanti scarafaggi. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Michele e i Rettili. Oggi vorremmo vedere tutti i miei animali, quindi preparatevi perché c'è un po' di lavoro da fare. Il primo animale che vorrei mostrarvi oggi è proprio Zuko, il mio scinco dalla lingua blu. Eccolo qui. Questo è il mio scinco dalla lingua blu. Sta ancora facendo un po' di muta. Si chiama scinco dalla lingua blu proprio perché, come avrete notato, ha una linguetta blu. Gli scinchi sono questa specie di rettile che sembrano quasi un serpente con le zampe. Questo è un animale diurno, onnivoro e fossore, quindi scava per nascondersi dai predatori. Come vedete è abbastanza grandino, ma non ha bisogno di tutto questo spazio per sopravvivere, anzi vive molto molto bene in questo terrario che vediamo dietro di lui, che è 120x60x60 e è ben oltre le misure consigliate dai veterinari. In cattività questi animali stanno molto bene, si sono adattati benissimo, essendo animali opportunistici che in natura soprattutto mangiano cadaveri, cose in decomposizione che trovano sulla strada, frutti caduti e cose del genere. Questa specie in particolare viene dall'Australia e, come sappiamo, l'Australia ha chiuso tutti i ponti e quindi non si possono esportare animali dall'Australia da un bel po' di anni. Infatti questo è un animale nato e cresciuto in cattività da parecchie generazioni. Questo per spiegarvi che sta molto molto bene in cattività, non sente il richiamo della natura come molti possono dirmi, e soprattutto la sua vita in cattività è moltiplicata in lunghezza. Infatti vivono molto molto di più proprio perché hanno una mamma che gli dà la dieta giusta, che li cura dalle malattie, che li toglie i parassiti e cose del genere. Ora vi rivelerò una cosa segretissima di Zuko che non ho mai rivelato in nessun altro video: non so il suo sesso. Quindi non ho idea se Zuko sia maschio o femmina. Io lo tratto come se fosse un maschio proprio perché non ho intenzione di farlo accoppiare. L'ho sempre lasciato un mistero e ho sempre preso per scontato fosse un maschio, però in realtà non lo so. Mettiamo via Zuko e adesso andiamo avanti con gli altri animali. Di ciao. Questo è Richard. Richard è un gecko leopardino. Il suo morph è Max Snow Eclipse. Max Snow è il morph del mantello, mentre Eclipse è il morph degli occhi. Ma non tutti gli Eclipse hanno questi occhietti qua a metà, che sembra un fumetto quasi. Richard è speciale, quindi ha un morph eclipse manifestato solo per metà occhio. Quando succede così si chiama Snake Eyes. Dei gechi leopardini ne abbiamo parlato tantissimo su questo canale, quindi non mi dilungherò troppo. Sto tenendo Richard in un terrario su Scottex, con uno sfondo 3D, due tane, un po' di decorazioni, una
John. John ha un terrario bioattivo con un substrato che è un mix di tanti substrati. Anche John è un gecko leopardino, ma è un Afghan Tangerine. Anche lui è un maschio e ce l'ho quasi da 2 anni, infatti io l'ho preso insieme a Richard. È un gecko abbastanza scoppiato, direi, perché corre sempre in giro alla velocità della luce. E proprio per questo ho cercato di fargli un terrario con più stimoli possibili, quindi è per quello che gli ho messo un substrato in modo che possa scavare, tante rocce, un tronco da scalare e cose del genere, in modo che si possa un po' sfogare, diciamo. Diciamo che è uno dei miei morph preferiti. Non è un tangerine normale, come possiamo vedere dal pattern, ma è un morph un pochino più raro, creato proprio dal ragazzo che me lo ha venduto, che è un francese. Il suo nome completo sarebbe John von Neumann, in onore del fisico che faceva parte del Manhattan Project. Qui invece c'è Maligos, il mio gecko tokai. Vediamo se accetta di farsi prendere. Eccolo qui. Questo è Maligos, il mio gecko tokai. Adesso è molto scuro perché si vede che stava prendendo un po' di caldino. Solitamente è molto più blu e rosso. I gecchi tokai sono famosi per il loro morso fortissimo che fa malissimo, anche se il mio, essendo nato e cresciuto in cattività, non mi ha mai morso. L'ho abituato bene all'interazione umana, nel senso che non gli ho mai dato fastidio. L'ho tirato fuori solamente per farlo vedere nei video. E quindi lui si è abituato che non gli vado spesso a rompere le scatole. È anche per questo che non mi ha mai morso. Non è assolutamente adulto, anzi deve crescere ancora molto più di così. E l'ho preso che era grande così. I gecchi tokai sono difficili da trovare in cattività, ma incoraggio tantissimo di non prendere catture, proprio per evitare di avere un animale che ti odia e cerca di morderti dalla mattina alla sera e soprattutto che rischia di morire di parassiti e cose del genere. Vedi come si sta già schiarendo? Da quando l'ho tirato fuori si sta già schiarendo molto di più. I gecchi tokai possono scalare le superfici verticali, vedete dalle loro lamelle adesive, ma sono animali che li senti molto più solidi degli altri animali. Saltano e sono molto molto ingordi, quindi mangiano un sacco, non sono molto maneggiabili e diciamo che bisogna avere un certo tatto nei loro confronti per non trasformarli in dei demoni che mordono dalla mattina alla sera. I gecchi tokai sono animali cordati, quindi fanno un richiamo molto distintivo della loro specie, che è proprio gecko, gecko. Ed è fantastico sentirlo, soprattutto anche quando lo fanno per difesa. Ora mettiamo via Maligostino, che l'ho già tenuto abbastanza. È casina. Oh. Ah, una cosa che non ho detto, è bellissimo vederli cacciare, perché saltano proprio, fanno i salti mortali per cacciare le prede, anche perché sono molto ingordi. Andando avanti, questo è il mio pitone reale. Non gli ho ancora creato un terrario, proprio perché per colpa della quarantena ho dovuto aspettare che aprisse il negozio per comprare l'illuminazione che volevo mettere per le piante. Vorrei fargli un bioattivo di quelli bellissimi, quindi state sintonizzati che nei prossimi video lo farò sicuramente vedere. E qui c'è bellissimo, che ha un sacco di paura. Infatti si nasconde la testolina qua. Guarda come, che paura, guarda quanta paura. Vedere la tua testolina quanto è bella. Bellissimo, sì, si chiama così. È un pitone reale, ovviamente diventerà molto più grande di così, perché i pitoni reali sono molto più cicciotti, diciamo. L'ho preso che era proprio un baby e non mi sta rifiutando tantissimi pasti, devo dire, cosa per cui i pitoni reali sono abbastanza famosi. Ha vissuto fino adesso in un terrario che è adibito a quarantena, quindi un terrario con un minimo sindacale di decorazioni, riscaldamento, eccetera. Ma presto ho intenzione di creargli il terrario più bello che io abbia. Non è un pitone reale di quelli normalissimi, lui, come possiamo vedere. Infatti è un pitone leucistico. Il leucismo è un genere eccessivo che dà la colorazione bianca all'animale. È una sorta di albinismo incompleto dovuto all'assenza di tirossinasi, enzima necessaria alla sintesi di melanina. Il pitone reale ha questa faccia bucherellata a mo' di alien proprio perché questi sono sensori di calore. Grazie a questi riesce a percepire il calore della preda. Infatti per lui in questo momento sono una specie di palla di fuoco davanti a lui e quindi ovviamente è un po' spaventato. Il meccanismo di difesa dei pitoni reali è appunto appallottolarsi, creare una pallina e nascondere la testa sotto. Non è un grandissimo meccanismo di difesa. Come avrete capito, non ha un modo di portare il veleno nel predatore, quindi non ha sacche velenifere. Ha infatti una dentatura aglifa. Tornatene a casina e ci vediamo la prossima volta. Subito tornato nella panna. Dall'altra parte di questo terrario ho già creato un terrario con substrato naturalistico, perché questo è tutto un grosso terrario in PVC.
Eccoci qua, siamo arrivati da Tetra, il mio boa arcobaleno. Sarà un po' difficilina da trovare, proprio perché i boa arcobaleno sono animali fossori e tendono a nascondersi tutto il giorno per poi uscire la notte. La combinazione notturno e fossore non è una grandissima combinazione, lasciatemelo dire. Sono riuscito a tirarla fuori un pochino da qua, ma mi sembra molto immuta, quindi oggi non la maneggerò. Ne parlerò comunque dato che ho tantissimi video in sovrimpressione. Tetra è il mio boa arcobaleno, Epicrates cenchria. È un serpente che, come avete visto, va lasciato il più tranquillo possibile, quindi non è molto maneggiabile, anche perché tende a nascondersi e a sotterrarsi. Di giorno dorme e quindi va evitato ogni tipo di stress indotto, diciamo. Essendo un boa, mangia tantissimo, ma non va tenuta a una temperatura troppo elevata, anzi, sopra i 30 gradi rischia addirittura di morire. È un serpente che adoro tenere, è fantastica, anche perché mangia sempre, non mi dà troppe preoccupazioni, non dà troppo impegno, se non per il fatto che va continuamente spruzzata, perché ha moltissimo bisogno di umidità. La mia cosa preferita di questo serpente è, oltre al suo pattern, i riflessi arcobaleno dati dall'iridescenza delle scaglie. Sono fantastici, soprattutto quando porti al sole il serpente. Quest'estate sicuramente vi farò vedere di cosa parlo. Questi sono i miei due camaleonti, Lonto e Fernando. Quando ho preso Lonto era ancora molto molto piccolo. Lui è il camaleonte che mi ha dato un po' più di problemi di salute, perché aveva un'infezione respiratoria quando l'ho presi. Sia Lonto che Fernando sono due maschi di camaleonte pantera. Il dimorfismo sessuale in questa specie è accentuatissimo. Il maschio infatti ha questi colori strabilianti ed è più grande di dimensioni, mentre invece la femmina è molto più grigina, quindi non ha questi colori incredibili ed è molto più piccola. Come vedete si tengono tantissimo con la coda e mi fa troppo ridere questa cosa. È una piccola levetta. Non lo faccio più. Come tutti i camaleonti, hanno questi occhi indipendenti uno dall'altro e hanno una lingua che raggiunge quasi la lunghezza del loro corpo. Sono divertentissimi da tenere, anche perché sono molto interattivi, non nel senso che dovremmo maneggiarli come sto facendo io adesso, perché sono animali che non andrebbero mai maneggiati. Io lo sto maneggiando proprio per farlo vedere e mostrare bene le sue caratteristiche. Dico interattivi perché è molto divertente vederli nel terrario che scalano e che fanno le loro cose, perché sembra sempre che controllino il loro territorio, che controllino che va tutto bene, che non ci siano predatori, che vanno a caccia. È molto divertente guardarli. Come tutti i camaleonti sono animali insettivori e c'è questa credenza sbagliata che cambino colore per mimetizzarsi con l'ambiente. Ciò non è del tutto vero, infatti cambiano colore soprattutto per dimostrare territorialità, per comunicare con altri esemplari di camaleonte o per corteggiare la femmina, ma soprattutto diventano più scuri se vogliono assorbire più calore e più chiari se hanno assorbito abbastanza calore. I miei camaleonti sono parecchi mesi che non li maneggio, ovviamente, però mi mancava giocare al mimo con Fernando. Sono animali fantastici da vedere, però da tenere sono parecchio complessi, quindi non li consiglierei mai a un neofita o una persona che si approccia per la prima volta al hobby. Non solo perché sono difficili da tenere in vita, ma anche perché costituiscono un bel impegno. Ci ho fatto tutto un video, vi linkerò tutti i video utili che ho fatto riguardo i miei animali sulla i o sui video consigliati che vi consiglio in questo video. Chiamo via Fernando, va. Ovviamente, come dico in ogni video, non si possono vedere i miei due camaleonti, altrimenti sarebbero estremamente stressati. Ciao ragazzi, sono Michele dal futuro che vi parla. Fra pochissimo vedremo l'animale più grande della mia collezione, ma prima vorrei prendermi un momento per annunciare la mia prima live su Twitch, che avverrà la settimana dopo la pubblicazione di questo video, quindi sabato 30 maggio. La live sarà dalle 2 del pomeriggio fino a oltranza, penso fino alle 5, ma molto più probabilmente rimarrò molto di più. Staremo qua nella stanza dei rettili a parlare di rettili, a fare cose, quindi vi invito tutti quanti ad esserci almeno alla mia prima live, che ci divertiremo un sacco di sicuro. Twitch è una piattaforma di streaming che mi permetterà di interagire in modo assoluto con il pubblico, quindi se volete farmi domande, avere chiarimenti o semplicemente divertirvi, cercatemi su Twitch. Qui c'è Inferno, l'ho filmato quando ero in muta, quindi devo assolutamente rigirare il video dato che è uno dei miei serpenti preferiti. Inferno è un Lampropeltis californie ed è un albino. Fantastico interagire con Inferno, perché basta chiamarlo. Inferno l'ho presi quasi per caso a una fiera, lo vedi lì a uno stand e l'allevatore me ne parlò subito malissimo.
mi disse che aveva morso tutti in fiera, aveva morso lui, aveva morso alcuni clienti, quindi non voleva più aprire la scatola per mostrarmelo. Insomma, un serpente incazzatissimo. E io ovviamente cosa ho fatto? L'ho preso subito. Una volta portato a casa e una volta che mi ha morso ovviamente mentre cercavo di metterlo nel terrario, mi sono reso conto di quanto è fantastico il suo temperamento proprio. Perché lui è sempre lì che gira nel suo terrario, vedi che sono davanti al suo terrario, è qua come per dirmi: ehi, cosa vuoi? Cosa fai qua davanti? Vai via. Questo è il mio territorio. E so che se entro nel suo territorio lui mi morde. Però dato che ora sta venendo a esplorare, lo tirerò fuori per voi. Ok. Eccolo qua. Sono contentissimo di averlo preso, anche se era quasi già in età adulta. Perché dico che sono contento? Perché una volta che l'ho inserito in un terrario semi-bioattivo, come quello in cui è adesso, pieno di stimoli, pieno di posti dove arrampicarsi e cose da esplorare, vedo che si è calmato estremamente. Quando prima era quasi irrequieto e non riusciva proprio a riposare, non stava mai fermo, ora semplicemente sta ritenendo il suo comportamento da maschio alfa, insomma. Insomma, gira per il terrario, ma per controllarlo. Quindi lo vedo a volte che è nella sua tana, lo vedo a volte che è tranquillo. Infatti, come vedete, in questo momento è tranquillo e sta esplorando il mio braccio. Non è irrequieto né aggressivo. L'ho chiamato Inferno proprio per questo suo temperamento focoso. Lui è fantastico, soprattutto anche per come prende le prede. Sembra quasi che voglia fare un'acrobazia ogni volta. Fa dei salti per prenderle, è quasi violento, è fantastico questo serpente, lo sto adorando. Adesso mi sta slinguazzando ovunque. Cosa vuoi? Che mi slinguazzi. Imbra, vieni qua. E ciao, questo è il mio rettile! Questo qua è arrivato, rettile! Guarda, che rettile! Questo è il mio cane Kimbra. Sì, mi ha appena ruttato, quindi vabbè, è un po' un maiale, diciamo. Questo cane maiale era una randagia in Sicilia. L'ho già spiegato nell'altro video, ma vi rispiegherò la storia anche in questo, perché è abbastanza avvincente. Ero in vacanza in Sicilia col furgoncino hippie e siamo stati a Noto per un mesetto intero. E c'era questo cane, non lei, ma un cane randagio che continuava a venire da noi a chiedere cibo e noi glielo davamo. Addirittura i vicini ci dicevano: non datele da mangiare, è una randagia, devono morire. Effettivamente il problema in Sicilia dei randagi c'è e non è da sorvolare. Però questa mentalità non ci è piaciuta e abbiamo comunque continuato a dar da mangiare a questo cane, che ha cominciato a seguirci in spiaggia, ormai è diventato quasi nostro, ha cominciato piano piano a dormire addirittura nel nostro cancello. Ci siamo affezionati talmente tanto che abbiamo detto: basta, la prendiamo su. Il giorno che dovevamo andare via abbiamo cominciato a preparare i bagagli. Luna, che era questo cane che era lì con noi, non si vedeva più, sparita, totalmente invisibile. Dov'è Luna? Dov'è Luna? Dove è andata? Dobbiamo prenderla su. È tornata qualche ora dopo con lei in bocca. Era piccolissima, una scheletrina che moriva di fame, e ce l'ha portata come per dire: mi avete dimostrato che potete badare bene al mio cucciolo, e allora ve lo porto. Lei era sicuramente l'unica cucciola che è sopravvissuta, anche perché eravamo nei mesi subito dopo quelli invernali, e quindi si vede che all'inverno non erano sopravvissuti altri cuccioli. E cosa abbiamo fatto noi? Ma prendiamole su tutte e due, ovvio, no? Il problema è che durante il viaggio nel furgoncino vedevamo Luna che si gonfiava sempre più, sempre più. Diciamo: perché adesso mangia bene, no? Adesso ci siamo noi che provvediamo per lei, sta diventando cicciona. Sbagliato, era incinta di 9 cuccioli. Quindi quando siamo arrivati a casa avevamo 9 cuccioli più i nostri 2 cani che già avevamo, più lei e la sua mamma. E quindi a posto, insomma. Abbiamo regalato tutti i cuccioli, abbiamo regalato anche Luna a degli amici di famiglia, in modo che lei e sua mamma potessero continuare a vedersi, e poi abbiamo tenuto lei come il cagnolino di casa. Momento della verità: il primo momento che quel cane lì annusa sarà il suo nome. Tieni, eccolo lì, eccolo qui. Questo qua le è piaciuto. Vai, Kimbra. Quindi questa randagina che è rimasta così. Ta-da. Sì, te le do dopo le crocchette. Sì, adesso te le do. Dai, vai giù. Ma che bravo cane! Sì, te le do adesso, va bene! Dopo aver visto un animale carino e coccoloso come la Kimbra, dobbiamo vedere un altro animale coccoloso con i peletti. Che è lui? No, non è lui. È la mia tarantola. Si chiama Giuseppe, molto probabilmente è un maschio, anche se non sono sicuro perché non sono bravissimo a sessare tarantole. Mi è stato regalato ad una fiera, proprio perché ho fatto un video a uno stand, e in amicizia mi è stato regalato questo sling, che era grande così e trasparente. All'alba di un anno dopo
è diventata quasi grande come la mia mano. Mi sa che non la vedremo. Giuseppe doveva mangiare, allora gli ho dato una lateralis, che è uno degli animali più veloci che ho, eppure non riesce proprio a sopravvivere contro una tarantola di questo genere. Ormai ha già fatto un sacco di cambi di terrario, la tengo su substrato con collemboli proprio per evitare la creazione di muffe. Non so quanto altro ci sia da dire. Dato che tengo già allevamenti di insetti vivi per gli altri animali e cose del genere, non ho mai avuto problemi a dare da mangiare alla mia tarantola. Quasi mi dimentico che esista, mi ricordo che c'è solamente quando devo dargli da mangiare una volta ogni 2 settimane. Passiamo ora a uno dei terrari giganteschi. Questo è il terrario di Naga. Non maneggerò neanche lui proprio perché non voglio ancora cominciare il mio percorso di handling. Quindi non voglio ancora cominciare ad insegnargli a magari interagire con me. Questo perché è un animale molto scattoso, che ha paura di tutto, che rimane nascosto quasi tutto il giorno proprio perché è piccolo ancora. Naga è un Hydrosaurus amboinensis, una specie che non consiglio a nessuno proprio perché non se ne trovano in cattività, è difficile trovare un esemplare in salute ed è difficile mantenerlo poi in vita. Non ci si può avere nulla quasi a che fare finché le sue dimensioni gli consentono di dire ok, non devo scappare sempre, adesso posso anche stare qui e fidarmi della mia stazza. E inoltre la sua cura non è per niente facile, proprio perché ha bisogno di un terrario gigante. Questo è piccolo per lui, fra meno di un annetto gli farò un upgrade significativo e ha bisogno di uno spazio acquatico con un sistema di filtraggio. È un po', diciamo, un casino per un neofita. Diciamo che finora mi sono trovato molto bene. Gli do il suo ricambio di insalata, verdure, frutta ogni 2 giorni e gli do qualche insettino qua e là e basta. Naga è un maschio e ce l'ho da 1 anno e mezzo, ma aveva già 1 anno e mezzo quando l'ho presi, quindi adesso sta raggiungendo quasi 3 anni di età. La maturità sessuale arriva intorno ai 4-5 anni, 3 per le femmine, e con la maturità sessuale cominciano a cambiare colorazione, diventare grandi di stazza, e gli comincia a crescere questa pinna sulla coda. Naga è fantastico e non vedo l'ora che cresca. Peccato che sia molto 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 timido. Siamo sempre nella stessa stanza, ora dovremo vedere Jacob e Noctis. Jacob è il mio geco leopardino, è il primo che presi ancora tanto tempo fa, all'incirca 6 anni fa, presi il mio primo geco leopardino e mi ci innamorai. Purtroppo chi me lo vendette mi diede delle informazioni totalmente sbagliate sulla sua cura. Ora, non per parlare male del personale dei negozi di animali, però molto spesso non sono persone qualificate e non sanno quasi nulla della cura dell'animale di cui stanno parlando. Quindi purtroppo mi è successo spessissimo che delle persone mi riportassero che dei proprietari di negozi oppure dei venditori di animali gli dicessero delle cure totalmente strampalate che non stanno né in cielo né in terra. Personalmente non avrei perseguito questa idea se non mi fosse accaduto che la persona che me l'ha venduto mi ha detto che vanno spruzzati 2 volte al giorno di acqua e che sono animali tropicali, e che un'altra volta, quando invece sono andato in un altro negozio, mi è stato detto che sono animali australiani che vivono sulla sabbia. Quindi attenzione, questi sono animali che vivono nell'India nord-occidentale, in Afghanistan e Iran, e non vivono sulla sabbia, vivono nelle praterie rocciose, quindi su rocce. Non hanno assoluto bisogno di umidità e anzi questa gli crea dei problemi di muta, cosa che è successa a Jacob, e ha perso qualche dito per questo. Ed è per questo che vi dico attenzione neofiti, non fidatevi ciecamente di chi vi dice si tengono così gli animali, neanche di me, perché anche io posso sbagliare. Fatevi la vostra idea e informatevi da diverse fonti. Comunque Jacob ormai ha quasi 7 anni e è molto in salute, non ha mai avuto problemi. Ta-da! Volevamo poi parlare di Noctis. Noctis è un Lampropeltis nigrita. Non guardate questo rivestitore di calore perché è spento. Noctis è un Lampropeltis nigrita ed è molto difficile averci a che fare perché tende a fare un sacco di meccanismi di difesa, come spruzzare, mordere e cose del genere. Poi una volta che è in mano si dà una calmata, però è abbastanza difficile averci a che fare. Noctis è una femmina, come dicevamo, di Lampropeltis nigrita. Ormai sta entrando in età adulta e quindi è abbastanza grandina, ma non ha mai perso il vizio di fare la sua solita spruzzata schifosa per evitare di essere toccata. I maschi invece tendono molto di più a mordere. La trovo comunque fantastica esteticamente, se non fosse che di comportamento fosse così schiva, nascosta, paurosa, vedi che ha sempre paura di tutto, mordace. Diciamo che ha tutte le cose negative che può avere un serpente, di questo mi dispiace molto perché è fantastica.
La trovo molto molto bella esteticamente. Farò presto un video sull'Ampropetis e daremo dei voti anche a questa specie. Per questo iscrivetevi per non perdervi neanche un video. Da quando ho messo Noctis in questo terrario si è data una bella calmata pure lei, si sta sfogando, scavando la terra, la trovo molto bene, non ha mai rifiutato un pasto. Questo è il mio unico serpente che posso affermare al 100% che non ha mai rifiutato un pasto. Il bello è che non si è ancora calmata, eh? Come avrete notato, quasi tutti i nomi dei miei animali sono una citazione a qualcosa e anche Noctis è la citazione a un personaggio di un videogioco. Vai. Vediamo ora Levi Ackerman, il mio Nephrurus levis levis. Ok, questa è una specie di che non andrebbe mai maneggiata, però mi è salito lui sulla mano in questo momento e quindi vi giuro, non l'ho fatto apposta, volevo solo alzare la tana per farlo vedere. Il Nephrurus levis levis ha questa coda stranissima ed è infatti chiamato in inglese Knob-tail Gecko. Quello che mi fa impazzire sono i suoi occhi e sono sproporzionati per la sua misura, e lui è un gecchino piccolissimo con le stelline sulla schiena e è quasi adulto, quindi in realtà più di così non dovrebbe crescere. L'avevamo sessato in live e siamo giunti quindi alla conclusione che sia un maschio. È un gecko insettivore notturno. Questo terrario è davvero enorme per lui, è gigantesco. Però come sapete a me piace tenere gli animali in terrari molto più grandi delle misure minime stabilite, proprio per farli prosperare piuttosto che sopravvivere. Non lo considero un traguardo far sopravvivere un animale. Io vorrei che prosperi in cattività e che quindi stia bene. Ovviamente non si può dire che sia felice, perché i rettili non hanno un sistema limbico e quindi non possono provare emozioni. Le emozioni sono una cosa prettamente umana. Andrebbero tenuti su sabbia argillosa, ma io lo tengo su un substrato di qua, di un mix di sabbia argillosa e corteccia, e di là sabbia argillosa. Parlando di gechi insettivori notturni, dobbiamo spostarci nella nuova stanza. Sto creando infatti una stanza secondaria per ospitare gli animali che di là non ci stanno. Sì, non sono a posto, lo so. Questo è Umbreon. Ed è un gecko delle caverne cinese. È un animale piuttosto invisibile, se lo chiedete a me, perché è lì. Lo vedete? No. Diciamo che per quanto lo vedo, potevo benissimo anche non prenderlo. Non lo maneggio mai. L'ultima volta che l'ho maneggiato è stato nell'ultimo video di tutti i miei animali, quindi 7 mesi fa all'incirca. E sta entrando in età adulta, quindi sta perdendo le bande colorate a favore di una colorazione più grigina a pallini. È un gecko nero con gli occhi rossi. Vivono nelle caverne umide della Cina e mangiano insetti. E inoltre ha bisogno di moltissima umidità. Si potrebbero tenere in gruppi, ma io avendone solo uno non l'ho mai fatto. Lui è uno dei pochi animali che non riesco quasi mai a vedere che mangia. Ormai ha quasi 2 anni ed è sempre stato in questo terrario. È un terrario bioattivo nel quale sono cresciuti i funghi, nel quale sono cresciute un sacco di piante in maniera spontanea e quindi ha completato parecchi cicli. La sua cura non è difficilissima, ma bisogna stare molto attenti perché se si scalda troppo il terrario è un gecko che rischia di morire. Qui sotto invece c'è il terrario del mio granchio di terra, Cthulhu. No, non ve lo posso far vedere Cthulhu proprio perché è sotterrato, è un granchio notturno, preferisco non dargli fastidio di giorno. Vi metterò dei clip in sovraimpressione. Cthulhu per ora è ancora piccolo, però nei prossimi 4 anni arriverà a più di 1 metro di lunghezza da gamba a gamba. È infatti l'artropode più grande che esiste al mondo, anzi più grande di questo per i livelli di ossigeno che ci sono adesso nell'atmosfera non possono esistere, quindi l'artropode di terra più grande di quest'era geologica, e io la trovo una cosa affascinantissima. Cthulhu è ancora piccolo ed è l'ultimo animale che ho preso. Ce l'ho da poco ed è molto un esperimento per me. Non nel senso che non so come tenerlo e ci sto provando, ma nel senso che mi sto informando moltissimo, ma non ci sono informazioni sulla sua cura perché quasi nessuno al mondo lo tiene in cattività. Infatti questo animale in cattività non esiste. Nessuno è mai riuscito a riprodurli in cattività proprio perché vanno a deporre le uova nell'oceano e lasciano trasportare nelle onde le loro larve che poi piano piano crescendo ritornano a terra come dei piccoli paguri. Quindi se si vuole avere questo animale, l'unico modo per averlo è comprare una cattura
cattura, quindi un animale che è stato catturato in natura. Questo è l'unico animale che ho catturato dalla natura. Ma non pensate male di questa cosa, è una cosa regolamentata, che non si tratta di bracconaggio. Non è stato preso su da un bambino, è stato portato in Italia per modi illegali, ma piuttosto ci sono delle persone che li colgono dalla natura. Possono vivere dai 20 agli 80 anni, sarà tutto da vedere. Io non so neanche se riuscirà a sopravvivere nei prossimi mesi, però io è la cosa che spero più di tutte, perché ce la sto mettendo tutta ed è uno dei miei animali preferiti. Non so se sia maschio o femmina, e da quello che mi ha detto l'allevatore era in cattività già da quasi un annetto. Mangia semi, frutti, legno in decadimento, carcasse, mangia tutto quello che gli capita. Moltissimi dicono che si ciba principalmente di cocco, ma non è vero, è semplicemente un animale che è in grado di rompere le noci di cocco, ovviamente con un lavoro di parecchie settimane. Quindi non si ciba solo di cocco, ma diciamo che fa parte della sua dieta. Qui invece c'è Bestia di Satana, il mio ragno, che è una bestia di Satana. Non è proprio un ragno, è un artropode insettivoro, che è quindi un predatore. Bestia di Satana lo trovo un animale fantastico, mi piace tantissimo ed è anche parecchio facile da tenere, più che altro è difficile da reperire. Sto infatti cercando di creare un bel terrarietto grande, magari poco spesso, dove mettere una comunità di questi animali, e spero di trovare quindi allevamenti di Damon Diadema che ne vendano. Abbiamo già fatto un video su questo animale e ve lo linkerò qua. Ma in sintesi è un animale che rimane nascosto praticamente tutto il giorno per uscire la notte a cacciare insetti, con quei due pedipalpi modificati che ha davanti per portare alla bocca, anzi ai chelicheri, le prede e mangiarle vive. Sì, diciamo che è un animale un po' strano, diciamo fantastico quasi, ed è proprio per quello che mi piace. Mi piacciono molto gli animali che sembrano usciti fuori dall'immaginario di uno scrittore. Qui tengo i miei ultimi due serpenti, Shiva e Ramen. Shiva è un pantero fisguttatus che vedo in questo momento che mi sta guardando di là. Ehi, sta spiando. Ehi, ciao. Piccola Shiva è ancora piccolina. No, non devi mangiare, devi farti prendere. No, non mangiarmi. No, sta aspettando il cibo, vedi, perché domani deve mangiare. È un brutto momento per... Sono contento di poter finalmente maneggiare Shiva, perché non l'ho mai potuta maneggiare perché era troppo piccolina. Shiva è un morph particolare, il serpe del grano. Non si vede dalla telecamera, ma è di un grigio lilla quasi viola che non si capisce. È proprio fantastica. Tenere un pantero fisguttatus è davvero facile ed è uno dei serpenti meno mordaci e che accettano più pasti di tutti. Infatti sono molto voraci, quindi li consiglio tantissimo ai neofiti. Sono il geco leopardino dei serpenti, diciamo. Ci sono tantissimi morph proprio come i gechi leopardini e quindi ognuno può trovare il suo gusto. Io l'ho trovato con Shiva, che è una femmina che ho da non troppo tempo. Diciamo che questo è un morph molto particolare, non si vede quasi mai in giro e non vedo l'ora di vedere come diventerà la grande. Il prossimo animale che vediamo è Caution Ramen. Lo chiamo Ramen, ma è un ramen a cui bisogna stare attenti, perché è un serpentino incazzatissimo, è incazzato col mondo, e quel suo musetto veramente è fantastico. Questo è un Heterodonnasicus, è un morph particolare pure lui, cioè un superconda albino. L'ho chiamato Ramen perché è un mini spaghettino dell'amore. No, in realtà è stato il mio primo serpente. Si vede il tratto di albinismo proprio dagli occhi rossi che ha. E quel musetto lì è carinissimo. Questo è un serpente che bleffa tantissimo, proprio perché sa che non ha una vasta gamma di meccanismi di difesa. Lui bleffa cercando di spaventarti, facendo come per morderti, ma in realtà ti sta attaccando a bocca chiusa, colpendoti con quella scaglia indurita che ha sul muso, che serve per scavare.
Diciamo che è un serpente incazzato col mondo, proprio perché il mondo non è molto generoso con dei serpentini così piccolini. Questo è sì un serpente velenoso, ma velenoso vuol dire che se ti morde è un po' come essere punto da un'ape, diciamo, ecco. Non perché il suo veleno non sia molto potente, ma perché è opistoglifo, quindi non ha un grandissimo metodo di trasmettere il veleno, perché i suoi denti non sono specializzati per questo, quindi per trasmetterti il veleno come si deve masticarti per 2-3 minuti. Infatti i denti che trasmettono il veleno sono in fondo alla bocca, quindi sono l'ultimo paio di denti, e non hanno una ghiandola velenifera associata come i solenoglifi o cose del genere. Anche questo è un serpente fossore e quindi scava, e si vede dalla sua testolina fatta apposta per scavare, fatta a pala. A differenza degli altri serpenti, lui in natura si ciba soprattutto di rane, piccoli anfibi e cose del genere, quindi bisogna abituarlo in cattività a mangiare topi, perché reperire rane una volta a settimana non è molto fattibile. La dieta di topi e cose del genere è molto completa anche per loro, che in cattività si sono adattati molto 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 bene. Non è quindi un grandissimo serpente per un neofita, ma detto questo non è di difficilissima cura. Qui c'è il mio allevamento di blatte sibilanti, gronfa dorina portentosa. Questa è una cosa temporanea, perché presto, il prima possibile, appena finisce questa quarantena, vorrei fare un terrario bioattivo che metterò là per tutti i miei bellissimi scarafaggini. Questi infatti non sono animali che do da mangiare agli altri rettili, sono degli scarafaggi domestici. Sì ragazzi, sono fuori di testa, non l'avete capito? Questi bellissimi scarafaggioni, infatti, non sono come il tipico scarafaggio che continua a scappare, che non sappiamo dove va, che fa schifo, che puzza, ma sono degli scarafaggi da foresta che puliscono appunto il fondo della foresta e che sono molto lenti perché sono giganteschi. Hanno questi buchini sull'addome perché possono espellere l'aria ad alta velocità e fare quindi un fischio e fare quindi un suono soffiante, ed è per questo che sono chiamate anche blatte soffianti o blatte fischianti del Madagascar. Riescono ad arrampicarsi molto bene sulle superfici verticali e sembrano fatte di questo legno anticato lavorato, che è fantastico. Sono animali molto affascinanti, sono anche molto facili da tenere, e se teniamo in mano uno scarafaggio per un'ora, lui starà lì per un'ora nello stesso punto. Ed è questo che mi piace più di tutto di questi animali, perché non sembra, ma davvero fanno compagnia. È incredibile. Inoltre non puzzano, il loro terrario non puzza se lo teniamo pulito ovviamente, e mangiano quello che gli diamo, quindi ovviamente se gli diamo sporcizia e schifo mangeranno sporcizia e schifo, ma se gli diamo insalata, zucchine e carote mangeranno insalata, zucchine e carote, e saranno anche più sani. Quindi combattiamo questi stereotipi su oddio gli scarafaggi fanno schifo, perché gli scarafaggi infestanti ce ne sono pochissime specie rispetto a tutte le specie di scarafaggio che ci sono nel mondo. Ovviamente non c'è bisogno di spiegare che non sono pericolosi, non possono mordere e non possono fare nulla, non hanno pungiglioni, non hanno mandibole strane, possono solo camminare e mordicchiare la frutta, quindi ecco, questo è quello che fanno. Inoltre, come vedete, c'è un dimorfismo sessuale abbastanza accentuato. Questo è un maschio che si è avvicinato a noi, ha queste cornine, questo colore più chiaro, mentre invece la femmina è più rotonda. Ci abbiamo già fatto un video e lo linkerò anch'esso. Bene, siamo pronti per vedere l'animale più grosso della mia collezione. Per chi mi segue da un po' saprete già di chi si tratta. È il mio lucertolone Kavu. Kavu è temporaneamente ancora in questo terrario, sotto quello di Naga. Dico temporaneamente perché non è un terrario ideale per lui. Adesso è diventato troppo grande e infatti gli sto costruendo un altro terrario nell'altra stanza. Ciao Kavino. Questo è Kavu. Non gli piace molto essere maneggiato, gli piace di più andare in giro per conto suo. Però mi sa che per questo video devi rimanere un pochino qua. Kavu è un tegu argentino. Non è cresciuto del tutto, quindi non è adulto, e ha all'incirca 2 anni e mezzo. Vive, come dice il nome, in Argentina, ed è, diciamo, l'animale più pericoloso che tengo, proprio perché con un suo morso può davvero farmi male. Non è un serpentino che se ti morde non succede nulla. È diventato parecchio difficile maneggiarlo adesso. Ti lasciamo qua e parliamo di te. Giuro, parliamo bene. È un animale molto intelligente e è molto bello averci a che fare. Infatti ha molto bisogno di arricchimento psicologico, non basta tenerlo chiuso nel suo terrario e lasciargli vivere la sua vita. Lui è uno dei pochi rettili a cui bisogna pensare anche sotto un fattore di stimoli, perché la sua intelligenza non la si può sprecare in un terrario così. Bisogna quindi
creargli sfide, creargli arricchimento alimentare. È onnivoro, quindi mangia uova, carne, insalata, insetti, tutto quello che gli capita, insomma. Ed è un animale molto inquisitivo. Si chiede infatti da dove viene, chi sono io, qual è la ragione della vita. Non lo vedete attraverso i suoi occhi, vedi? Guarda, guarda che filosofo, guarda. Perché la mia cacca puzza così tanto? No, cioè, forse quello me lo chiedo io. Vabbè, insomma, sul tego argentino abbiamo già fatto parecchi video e ve li linkerò qua. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Vi ho fatto vedere tutti i miei animali. Se volete, commentate i vostri animali nella sezione commenti. Ormai si è fatta sera fuori. Spero che questo video vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto, mandatelo alle vostre amici, al vostro cane, al vostro pesce rosso e al vostro opossum. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi. Alla prossima.